Ciao a tutti, finalmente sono tornata dopo un botto di tempo, penso che non facevo video. Però se mi seguite su Instagram sapete che comunque ero assente perché dovevo finire dei corsi, continuare quello d'inglese e soprattutto continuare questo qui di digital painting, che comunque era una cosa che volevo sempre fare. Finalmente l'ho trovata e finalmente l'ho conclusa. Bellissima esperienza, vi consiglio questa scuola se ne cercate una. Danno dei corsi e soprattutto anche diverse sezioni a pochissimo costo e sono veramente bravissimi, vi seguono e tutto quanto, quindi faccio veramente questa pubblicità alla Genius Academy proprio perché sono veramente competenti, bravi, vi seguono e tutto. Aver concluso per un po' il corso di inglese e aver concluso il corso invece finale di digital painting, adesso sono un po' più libera. Poi soprattutto sono soddisfatta perché soprattutto adesso ho realizzato due piccoli desideri che ho nel cassetto, ovvero il corso di calligrafia e il corso di digital painting. Fatto questo, adesso sono veramente molto molto più soddisfatta. Come avevo postato nelle diverse storie di Instagram, ho fatto diverso shopping. Soprattutto adesso vi ci faccio il video dedicato proprio perché finalmente ho un po' di tempo libero. Della serie vi mostro velocemente quello che ho preso, perché sennò è un video che dura tantissimo e cerco di essere il più veloce possibile. Allora, direi di iniziare e via! Direi di iniziare da Accessorize. Sapete che è un brand che mi sta piacendo tantissimo per gli accessori, per le borse, e quindi mi sta veramente piacendo tantissimo. Da poco ho preso queste cose qua. Direi di continuare con questo qua, ovvero H&M. Come avete potuto vedere, ho preso questo vestito. Ce la posso fare, non riesco a trovare il verso. Com'era? Eccolo. Eccolo qua, vedete? Visto così sembra, cioè, tipo una zanzariera, ma vi assicuro che è un vestito bellissimo, ovviamente lungo, perché adesso ho la fissa dei vestiti lunghi. Sono contentissima e me lo porterò appresso per le vacanze. Continuando con l'abbigliamento, sono stata da The Zenis e sono riuscita a prendere parecchie cosette in saldo e ho preso, volevo tantissimo prendere due pantaloni estivi e sono lui con questa fantasia così vedete colorata, che di questo c'era anche la gonna lunga però l'ho lasciata stare, vedete, e lateralmente ha queste strisce nere. Sono quei pantaloni comunque leggeri, freschi, che per l'estate sono una bomba. Poi sempre di quel genere ho preso lui verde con questi decorazioni rosa, sempre uguale, stesso genere, e mi piace tantissimo, l'ho già provato, fresco, cioè perfetto. Continuando, ho preso lei perché, eccola qua, questa maglia così verde con questo scollo a V, perché adesso ho la fissa del verde, mi piace tantissimo, colore che avevo sempre snobbato e invece adesso mi piace veramente tanto. E poi avevo preso loro, c'è questo reggiseno, ovvero le famose fettine petto di pollo, che mi serviva per, come avete potuto vedere, per la festa di mio padre, che mi ero vestita in questo modo e praticamente il vestito aveva un'apertura qui davanti, e allora ho pensato mi sembra il caso di comprare un reggiseno di questo genere, che poi alla fine è stato inutile perché il vestito praticamente era troppo aperto e pure il reggiseno non si, cioè, era brutta la visione, quindi ho detto alla fine metto una spilla e si chiude per bene. Comodo perché avete un reggiseno, però cioè la sensazione è brutta, almeno per me è stata veramente brutta la sensazione, mi sentivo come l'impressione che da un momento all'altro si staccava. Diciamo che è stata utile, ma dall'altra forse un po' mi pento. Per concludere, una cosa bellissima, ed è lui, questo nuovo pigiama che quando l'ho visto ho detto devo averlo assolutamente, perché a parte i pantaloncini che come vedete erano stranamente rosa e con tutte queste decorazioni del giardinaggio, verdure e cose varie, ma mi era piaciuto perché davanti c'è questo, guardate, è bellissimo,
Voi sapete che vado matta per queste cose mezzo cartoon, comiche, quindi ho detto la devo prendere assolutamente. Continuando, sono dovuta andare da Yankee Candle perché dovevo vedere di un regalo per mia cugina. Regalo fatto. Zitti, non ve lo posso far vedere, però vi dico che è una cosa bellissima. E questo perché lei vede i miei video, solo per questo. Penso che se non era mia cugina glielo fregavo perché è veramente un bel regalo. Però non ho resistito ed è uscita la nuova linea invernale e non ho resistito, ho preso lei. È una delle candele invernali nuove e questa praticamente è more selvatiche con fichi. E vi assicuro che ha un odore troppo buono, cioè pungente e al tempo stesso però rimane molto delicato, cioè io l'ho sentita sia così che accesa e vi assicuro che è fenomenale, cioè veramente un'ottima candela. Per continuare, sono stata da Pinky e qui ho fatto degli acquisti fenomenali perché avete potuto vedere sono stata da Sephora, mi sono accontentata di prendere, mi sono presa lei questo kit di Kat Von D. Mi piaceva molto questo kit per provarli proprio tutte e due insieme, sia le liner che le tinte. Mi sta piacendo veramente tanto come kit e soprattutto le liner è una bomba. Le liner è fantastico e mi sono innamorata della tinta. Sto seriamente pensando di comprarla in full size. Poi, tanto quello devo andarla a vedere con Lidia. Capito tesoro? Cioè andiamo insieme a vedere le tinte. già prevedo danni, ma danni colossali. Mamma mia. Ops! Sono stata da Thun perché ero entrata così per caso, perché dovevo andarci per un'altra cosa. E sono uscita con due nuove cover perché da 9,90 euro le pagavate 2,90 euro. Mi piacciono tantissimo queste due fantasie. Poi, soprattutto, questa è la mia preferita perché sono farfalle con lo sfondo giallo e farfalle viola. Quindi potete capire che è il mio connubio preferito dei colori, quindi non potevo non prendere questa cover. Quest'altra invece era un po' più allegra, pur essendo uno sfondo grigio, aveva questi fiori arancioni e mi piaceva tanto. Poi, sinceramente, 2,90 euro una cover di Thun è tutto un dire. Per continuare, sono stata da Natura Sì. I due prodotti miei preferiti di Natura Sì al momento sono due prodotti di Lavera. Questo shampoo di Lavera che mi piace tantissimo per capelli grassi alla menta. Mi è piaciuto tantissimo, ce l'ho di là in bagno, finito, cioè me lo sono mangiato questo shampoo perché contate che è uno shampoo diverso da tutti quelli commerciali. Ottimo prodotto, mi piace tantissimo. Come mi piace tantissimo questo balsamo labbra. Eccolo qua. Questo è quello che praticamente sto finendo, vedete? Me lo sto divorando ogni giorno e allora ho detto, sapendo che non ci arriverò, visto che poi devo partire per 2 settimane, me lo ricompro subito perché contate, è fantastico. È questo al melograno ed è infatti Repair. Questo sta veramente diventando il mio prodotto top per le labbra. E questo è tutto il video. Alla fine ho deciso che non vi mostrerò i prodotti riguardanti Vertecchi, perché ci voglio fare un video specifico sulla cartoleria, anche perché soprattutto me l'avete richiesto nel video della mia postazione make-up dedicata a MAC, ve la lascio qua in sovraimpressione se vi interessa. Io vi saluto, come sempre aspetto di sapere che cosa ne pensate di questo video haul e soprattutto degli acquisti che ho fatto nell'arco del tempo, perché ve l'avevo promesso questo video ma non riuscivo a farlo. Io a questo punto vi mando un saluto grande e ci vediamo al prossimo video, anzi ve lo vado a girare subito. Ciao!